Ragazzi, siamo tornati ovviamente con Black Myth: Wukong. Siamo ancora nel capitolo 3, ma penso che siamo più o meno a metà o verso la fine. Dobbiamo ancora trovare due dei capitani che ci è stato incaricato di eliminare e poi finire il capitolo, ma penso che ce la faremo per questo episodio. Devo darti fuoco? Non lo so, cosa devo fare? Cosa vuoi? Non possiamo neanche parlare, non possiamo interagire. Come faccio a darti fuoco? Imposta magie. Cerchio di fuoco. Vediamo, eh. Sono curioso. Anello di fuoco. Ecco, bravo. Siediti, allungati sulla neve gelata che si sta un amore. Delle angurie. Sotto la scogliera si trovano. Non so dove sia sta scogliera. Wow. Cos'è quel tizio gigante? Cos'è? Dobbiamo affrontare? Sembra quasi. Non lo so. LOL. Perché secondo il gioco questo è un nemico normale? Distante, ma va bene. Vai, le copie che qua possono essere veramente molto utili. Ah. Non lo so, che cosa fa questa trasformazione? Boh. Mi aspettavo molto di più, onestamente, da un coso così grosso. Un cadavere. Cos'è? Uno spirito? Lo spirito dell'illusione del vuoto del capitano. Ah, questo era uno dei capitani che dovevamo sconfiggere, ma è già sconfitto. Sì. Quindi ce ne manca uno solo, dai. Preparazione. Storia d'amore al Ponte Blu. Che è quello leggendario che abbiamo messo l'altra volta. Che aveva. Anzi, che ha tre slot alteratori e ricarica il 36% della salute massima, aumentando discretamente la velocità di movimento. Questo qua invece ha solo due alteratori. Ricarica la stessa quantità di vita, però ricarica anche il mana. Sembra un Pokémon gigante.
Oh. Orca! Però... Però, fossi stato uno spirito, l'avrei usato sicuramente. Capitano Onda Calpa. È l'ultimo capitano? Che schifo è? Sembra un tacchino con le gambe da uomo senza testa, però. Ma non mi sono trasformato. Ok, può andare a fuoco. Ottima notizia. Ma le copie non hanno fatto un cazzo, però. Ottimo così. Ah, l'abbiamo rimessa in piedi. Easy. È stato veramente molto facile. Ormai siamo... Siamo potentissimi. Lo spirito dell'ombra calpa del capitano, oggetto chiave. Adesso li abbiamo tutti, quindi dobbiamo tornare da quel tizio lì. Ma è un vampiro. Resti qui. Muori magari. Punta di lancia Chubai. Ok, e quel materiale ci serve per creare un nuovo bastone? O addirittura un potenziamento del bastone? Una lancia? Una nuova arma? Integra le tecniche della lancia nella combinazione attacco leggero e aumenta tutti gli attacchi della posa e dell'affondo. Ok, quindi è un'altra arma. Vediamo, vediamo questa qui. Ah ok, sono le stesse tecniche. Il modo di attaccare classico della lancia è diverso. Però l'attacco speciale è uguale. Fastidio sto Kratos qui. Eh? Però è proprio grande. Uno spiritozzo. E così anche le copie hanno la nostra lancia, è giusto, è giusto. Oh.
Il cavallo pompatissimo! Da quanto tempo? Guarda che coscione che c'ha! Direi proprio di no. È una formula. Giusto, 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 giusto. Questo qui è il tizio monaco a cui, ecco, ci trasformiamo in volpe. E completiamo pure quest'altra side quest. Solamente riconciliare, mo no, addirittura lo scontro mi vuole fare fuori, non vacuo. E poi perché è così grosso? Ma noi, siamo noi che siamo dei nani, scusa. Vabbè. Hai capito il vecchietto però, eh? Fermerà? E quindi? Ho proprio sbagliato trasformazione. Contro di lui ci voleva quello che le prendeva. Tolto la paralisi, palle schifose. Prima ammazzi le volpi e poi te la prendi pure con le scimmie e meriti la morte. Quanto è fastidioso! Vabbè, però... Ma funziona? E vabbè, pure la paralisi schiva. Sa se schiva pure le bestemmie, eh? Niente. Thank you.
Ah, vabbè, va. Ormai. In cosa mi sono bloccato? Porca. Crepa, mostro. Così impari a ammazzare le volpine indifese. Oh, ok. Non puro. Ho fatto in tempo. Ha bloccato la paralisi. Stanno bloccando tutte le paralisi ultimamente, sti cavolo di monaci. Ha bloccato il passo illusorio. Non gli ha fatto niente. Non gli ha fatto. Si para con quella specie di bracciale. Sì. Ed è sfondo lo stesso. Easy. Ed è uno spirito. Lo sono tutti, praticamente. Assumi la forma e sferzi ripetutamente i nemici con la tua picca a mezza... Mi piace. Che capolavoro artistico, comunque. Ci siamo. Qui dietro ci sarà qualcosa, soprattutto qualcuno. Boss finale del livello, del capitolo, eh? Probabile. Ma sei fatto più grosso. Sì,
L'avevo detto che aveva qualcosa di sospetto quel marmocchio e non poteva essere semplicemente un sacerdote, infatti è il ciglio giallo. Non sembra particolarmente complesso, ma avrà due fasi, penso. Se non si spiega, gli stiamo togliendo un sacco di vita. Ah, fame. Però perché scompaiono quando uso la paralisi? No, sei un... Sei una merda, sei. Non so che ha fatto. Ok, gliel'abbiamo interrotto. Ottimo. Vabbè, pazienza. Proprio nel momento sbagliato. Infatti, che sarà la prima fase, ti pare che era così semplice? Ok. Un po' inquietante, però. Guarda chi si rivede. E finalmente possiamo sconfiggere sto capo magago. Al terzo tentativo. Sarebbe pure ora, no? Ma
No, beh, ok. Ma non si capisce un cavolo. No, vabbè, ma mi ha ucciso con un colpo solo. Ma che fatti curare? Sono morto. No, no, no. Aspetta. Devo rifare tutto il combattimento, pure la prima fase con Corciglione, dai. Ah, ok. Allora così va bene. Non aveva senso, non aveva senso. No, ma è schifoso. Bene. Vai, facciamo pure le illusioni, va, ci stiamo. Finalmente, finalmente il capo Magheago ce lo siamo tolti dalle scatole. Credo. Non è particolarmente affilata quella cosa. Credo che sia morto. Credo. No. The fuck?
che siamo diventati lui, però. Sì, possiamo combatterli, però non gli facciamo un granché, quindi. Dobbiamo semplicemente andare avanti. Vabbè, levatevi però, cioè, devo passare. Niente. Non è che vi voglio fare fuori per forza. Però, se devo. Quindi? Come lo danneggiamo? Ok. Ah, ma ce l'hanno con me! Non ci avevo mica fatto caso! Vabbè, ma se... abbiamo anche dei traditori! Già è complesso, no?
qualcosa che mi sfugge. Quindi. Mignotta. Ok, quindi bisogna toglierla in questa maniera. Ci sta. È porco però. Vediamo se basta. E svegliati! Bene. Ottimo! Era scritto, eh? Non mi ha schivato! Non mi ha schivato! Cavolo, ho finito la stamina! Dai che stavolta ti diamo pure fuoco. Merda. Ci si può proprio fare niente quando fa così. E saltiamo, saltiamo. Tanto è... l'abbiamo vista. Ah.
Ok. Sì. Salto di sfondo. Salto di sfondo. Forse non mi devo far colpire quando fa sta cosa. Non c'è proprio modo di svegliarsi. Vabbè. Mi dà altre botte super dolorose. Ci sta. Ok. Vai. Ma che ha recuperato pure un po' di vita. Penso. Lo so, troppo in anticipo. Vabbè. Bella madonna, andò arrivato. No. Ok, non mi ha preso. Sei soddisfatto? Eh? Ah, ancora. Sì. Ok. No, per poco. Porco. Che porco. Ah, ti sei levato la cosa già. Perfetto. Panic roll, panic roll. Ah. Oh. Non ho abbastanza cariche. Vabbè, non abbiamo preso tantissimo. E togli di sto coso qua. Non ci credo, l'avrebbe preso. Sicuramente il combattimento più spettacolare visto finora, più cinematografico, dato ci sono state anche tante scene. Tornata sta creatura strana. Questo sprofonda nel lago ghiacciato. Sicuro. Sicuro. Sicuro.
Quella è la mia reliquia. E c'era la carpa koi sotto questo tempio qui. Ma Mi dispiace allora aver dubitato di te, paffutello. Certo. Sì, è la carpa koi. È quella lì. Carpa poi, è un carpone. O è una... non mi sembra una carpa koi. Cosa è? Ma manco il Kraken è così brutto. E questa era la fine del capitolo 3. Quindi adesso... Dove andremo? Dove andremo? Ah, godiamoci questa animazione. Non so pustole, sono gioielli. Per ringraziare di essere stato salvato? Che bella storia. Un maiale d'acqua. Guarda, stavano meglio prima comunque. Ma è il boss finale di Elden Ring? È un mix tra un formichiere e un leone marino. Una cosa terribile. Però... Nonostante il suo aspetto. Un po' troppo avido questo, eh. Mm.
una scena leggermente macabra, ma appena appena. Finiti i preziosi, finito tutto.师兄此番下界，倒是去了好久。说人话，这回我又赢了金蝉子。祸乱人心，道果为因。师兄如此执着输赢，可笑，可悲。 不能赢，还仗什么因果人心？ Touché. Una bella metafora. 石猴不过自封齐天，那四庆童儿却敢自立宗庙，自封世尊。亏得你佛心坚忍，勇猛无惧。 竟抵住了他的引诱，那些个星君魔将、高僧大能，一个个乱了性情，坏了道心，真是因为放不下心中的偶像。你一路迎霜冒雪，可曾嗅到世人痴心破灭的味道？ Ragazzi, gran bel capitolo, gran bei boss, l'ultimo veramente molto ben realizzato, il combattimento proprio come è stato strutturato, molto molto figo e basta. Cioè... Ovviamente continueremo il prossimo capitolo un'altra volta e se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio tantissimo e noi ci vediamo in un prossimo video.